Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova recensione di Hardware Legend. Io sono Samuele e oggi andremo a presentarvi e ad esporre un nuovo componente e periferica della nota casa Cooler Master. Parliamo principalmente della divisione di Cooler Master, ovvero la CM Storm, che si occupa ormai da un po' di anni di produrre e di realizzare componenti e periferiche per soprattutto la sezione gaming, ovvero i videogiocatori che hanno necessità di prestazioni e di qualità nei loro componenti. Oggi andremo a vedere principalmente questo nuovo modello di cuffie. Parliamo delle Cirrus, che sono delle cuffie specializzate per un suono surround e principalmente 5.1. Andiamo ad aprirlo prima di tutto e a vederlo. La confezione messa a disposizione da CM Storm e da Cooler Master ha il suo classico design decisamente aggressivo, dato appunto per un'utenza gaming. Partendo dalla parte anteriore possiamo notare il design con questa paratia trasparente che mette in mostra le cuffie e una parte centrale che dopo andremo a vedere per il controllo dell'audio. Mentre nella parte posteriore vengono mostrate alcune caratteristiche, descritte features e caratteristiche tecniche di queste cuffie che andremo a vedere nel corso della recensione. All'interno della confezione, una volta aperta, troviamo vari componenti. Andando ad analizzare uno per volta, vediamo prima di tutto che troviamo questa piccola confezione dove all'interno troviamo il CD per l'installazione di driver e altro software e una piccola quick guide che ci aiuterà ovviamente nella configurazione delle cuffie. Altra cosa importante, troviamo questi due padiglioni che ci aiutano praticamente nell'insonorizzazione dei rumori. A differenza dei padiglioni preinstallati, sono predisposti per una migliore insonorizzazione del rumore e quindi avere un suono migliore in alcuni casi, ad esempio nell'ambito gaming. Altra componente che troviamo è questa prolunga che ha una connessione per le cuffie, una connessione USB che serve appunto per dare energia alle cuffie, però troviamo dall'altro lato i quattro connettori che servono di conseguenza per dare un'uscita audio 5.1 alle cuffie stesse. Nel caso però non avessimo queste connessioni, è possibile utilizzare un altro componente molto importante. Stiamo parlando di questa console centrale, che adesso andremo a vedere in maggior dettaglio. La console centrale, o denominata anche Tactical Station, è una piccola console centrale con al suo interno un chip audio 7.1. Questo chip audio viene collegato direttamente alle cuffie tramite questo connettore, però necessita di altre due connessioni USB questa volta, una per dare energia e l'altra appunto per le connessioni alla scheda madre, di conseguenza dare l'input per l'impianto audio. Parlando della sezione centrale troviamo ovviamente la manopola per la regolazione del volume, un bottone per la regolazione delle cuffie e un bottone per l'attivazione del microfono. Questo bottone centrale invece serve appunto per la regolazione delle varie casse che ci sono, sia posteriori, frontali, il master, il centrale e i bassi. Questo ovviamente può essere regolato in vari modi. E dopo andremo a vedere anche come si può regolare via software. Andiamo ora ad analizzare il pezzo principale di questa recensione, ovvero le cuffie. La prima cosa che notiamo subito è la prolunga con alla fine la connessione di queste cuffie. Parliamo di una connessione placcata d'oro per una migliore conduttività che andrà a collegarsi o all'altra connessione al jack 5.1 direttamente alla scheda madre, o alla scheda audio dedicata, oppure alla Tactical Station di cui abbiamo parlato in precedenza. Analizzando le cuffie possiamo notare la prima cosa il design molto aggressivo e le dimensioni decisamente generose. Una cosa molto buona che abbiamo potuto notare di queste cuffie sono sicuramente la possibilità di cambiare le varie lunghezze e dimensioni in modo da adattarle a ogni situazione e alla tipologia di capo e di testa che ha una persona. Questo appunto per regolarizzarle e regolarle in maniera migliore e non creare quindi una situazione di scomodità durante l'uso. Una cosa che possiamo
notare è anche la possibilità della regolazione dei padiglioni, che permette quindi un'agevolazione e un migliore impatto all'interno dell'orecchio e un migliore equilibrio durante tutto il suono e tutta l'esecuzione dei giochi. Andandola a provare direttamente le cuffie, possiamo notare che stanno perfettamente sopra le orecchie e coprono tutto il padiglione esterno. Il microfono viene regolato dalla parte sinistra, che presenta un LED che si accenderà di rosso e ha un'ottima sensibilità che permetterà quindi di catturare perfettamente i suoni al suo interno. Ritornando ad analizzarle, possiamo notare che questi padiglioni, come abbiamo detto in precedenza, possono essere cambiati con altri padiglioni che rendono il suono ancora più migliore. Perché? Perché questi qua, questi padiglioni, a differenza degli altri, insonorizzano in maniera migliore il suono. Questo si può fare togliendo il padiglione esterno. Notiamo una cosa importante di cui abbiamo parlato, sono il suono 5.1. Come può essere fatto questo? Notiamo che abbiamo tre casse da 30 mm al suo interno più una cassa da 40 mm che andrà a riprodurre i bassi. Quindi di conseguenza abbiamo i tre suoni principali, centrale, frontale e laterale, più il basso. Questo può essere modificato di conseguenza, come abbiamo detto prima, con questo qua messo ovviamente con gli scatti che andranno a fissarlo direttamente. Andiamo ora ad analizzare il software che ci permetterà di configurare al meglio queste cuffie. Una volta collegate le cuffie al PC, basterà utilizzare il CD per installare driver e software, che ovviamente potete trovare direttamente anche sul sito ufficiale della CM Storm. Come potete vedere, in questo momento sto usando le cuffie e sto utilizzando il microfono che è dato in dotazione, quindi potete anche constatare la qualità dell'audio del microfono stesso. Andiamo ora ad analizzare il software in dotazione. Come potete vedere, l'interfaccia del software è molto semplice però aggressiva allo stesso tempo come design, e abbiamo ovviamente le funzioni base nella parte principale del software. Nella zona alta, diciamo, possiamo vedere le caratteristiche già preimpostate che troviamo, come i 48 kHz, l'adattamento a 5.1 dell'audio già preimpostato, anche se si può anche cambiare la modalità e dopo vedremo come si fa, e altre impostazioni, oltre ovviamente alla possibilità di modificare e mettere impostazioni predefinite come modalità gioco, modalità filmato oppure modalità musica. Nella zona ovviamente controllo volume abbiamo la possibilità di modificare i vari parametri dei volumi, come principale, anteriore, centrale, posteriore e ovviamente anche dei bassi. Se ci spostiamo nella zona laterale possiamo vedere la sezione speaker e la sezione microfono. La sezione speaker, premendo il tasto destro del mouse, ci permette di andare in altre impostazioni avanzate, come le impostazioni di altoparlanti, la frequenza campione, l'equalizzatore, che in questo caso ovviamente è disabilitato ma si può abilitare, gli effetti ambiente, il commutatore altoparlante virtuale 7.1 e infine il Flex Bass 2, che ci permette quindi di regolare la potenza dei bassi. Per la questione del microfono ovviamente ci sono anche qua delle impostazioni come il controllo volume che dicevamo prima, la frequenza campione, e un piccolo particolare che può essere divertente è il Luxeer Sing FX, che permette di modificare la vostra voce con alcuni piccoli campioni qua già preimpostati. Le CM Storm Cyrus infine si sono dimostrate delle ottime cuffie. Abbiamo avuto modo di vederle in vari ambiti, sia dal lato tecnico sia dal design, ma soprattutto dalla qualità sonora che queste cuffie hanno dimostrato. Abbiamo avuto modo di fare diversi test, di provarla sia con giochi, film e musica, in modo da vedere come si comportano queste cuffie nei vari ambiti, e si sono dimostrate molto 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 buone. Per vedere comunque tutto questo, i vari test, gli approfondimenti, le caratteristiche tecniche e altro, siete invitati a seguire la nostra recensione sul sito www.hardwarelegend.com. Vi invitiamo tutti a seguirlo e arrivederci alla prossima video recensione.